Archiviata la sconfitta con la Scandone Avellino, la Dinamo Banco di Sardegna-Sassari ospita una delle squadre più in forma del campionato, l'Aquila Basket Trento. Praticamente uno spareggio, infatti la squadra vincitrice avrà accesso alle Final Eight di febbraio a Firenze. Questi i quintetti in campo, per la Dinamo Sassari, Benford, Acer, Pierre, Polonara e Jones. Per l'Aquila Basket Trento, Gomez, Shields, Forai, Sillins e Lech Thaler. La Dinamo Sassari non si fa intimidire e parte subito con due triple consecutive. Gli ospiti tengono il passo, ma i padroni di casa premono sull'acceleratore. Coach Buscaglia chiama il primo timeout. I biancoblu allungano con Polonara ed Acer. Gutierrez segna una tripla e la prima frazione di gioco si chiude sul 19 a 11. Nel secondo quarto, l'Aquila Basket parte con più energia con Sutton e Gomez, ma la Dinamo non ci sta e a 4 minuti dall'intervallo lungo il tabellone segna 27 a 17. Coach Buscaglia rimescola le carte, ma Shields e Oak possono ben poco contro la grinta di Spisso e Pierre. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 34 a 24. Al rientro dall'intervallo lungo, la Dinamo appare sempre più decisa a portare a casa i due punti in palio. Benford, Polonara ed Acer iniziano a bombardare e i bianconeri appaiono in difficoltà, ma Gutierrez e Shields cercano di tenere a galla la baracca. Un mini parziale di 8 a 0 e l'Aquila si riporta sul meno 7. Jones schiaccia e la terza frazione di gioco si chiude su 55 a 46. Nell'ultimo periodo il gioco si fa duro, la Dinamo si esalta, gioca con grinta ed energia. Achille Polonara mostra i muscoli sotto canestro. Sutton si indispettisce per un fallo tecnico fischiatogli dall'arbitro, ma la Dinamo Sassari continua a volare e grazie a Scott Benford si porta sul più 14 a 5 minuti dal termine. Flaccadori e Frank accorciano le distanze, ma davanti alla determinazione di questa Dinamo l'impresa non riesce e la Dinamo si aggiudica meritatamente il match per 78 a 67, staccando così il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia a febbraio a Firenze. Coach della Dolomiti Energia Trentino, Maurizio Buscaglia. Coach, iniziamo dal suo commento sulla gara. Buonasera. Insomma, non è che c'è tanto da commentare, insomma, non è stata una grande partita in generale. Naturalmente io parlo dal mio punto di vista, quindi Sassari ha vinto meritatamente, però insomma, siamo partiti un po' scarsi di energia, un po' sulle cose che fanno andare la partita sul nostro campo. Siamo stati un po' scadenti, dopo nel momento in cui cerchi di farlo senza tanto ordine o insomma in maniera equilibrata e vai a sbagliare, perché alle volte non ci arrivi, alle volte ci arrivi tardi, alle volte fai fallo, alle volte fai fatica. È altrettanto vero che abbiamo provato, perché nelle prestazioni precedenti, nelle ultime partite, comunque 7, 8, 6, 8 punti, 9 punti, come stasera, siamo arrivati anche a meno 6. Comunque ci hanno sempre dato una buona spinta per recuperare, quindi abbiamo sempre in testa di poter recuperare, per cui intanto è stata brava Sassari, complimenti a loro che non ce l'hanno fatto fare, però in verità abbiamo provato a farlo, ma non abbiamo mai realmente cambiato l'inerzia. Siamo stati poco aggressivi nelle cose, cioè la palla la prendi, la prendono loro, taglia fuori lo fai, ma il rimbalzo è loro, anche nell'esecuzione. Diciamo non una buona giornata. Noi siamo anche una squadra un po' figlia di come ci prepariamo, no? Approcciamo le partite. In effetti questi 2 giorni complessivi non sono stati il top. La buona prestazione di Sassari e di alcuni giocatori ha permesso insomma di amplificare anche questa cosa. Perché i parziali anche traggono un po' in inganno, perché alla fine sì, ok, sei stato lì, meno uno, meno due, però in realtà l'inerzia non l'abbiamo mai cambiata a livello di rimbalzi, a livello di assist, a livello di palle perse, che siamo una squadra che in trasferta non ne perde tante, a livello di, come dire, di visione del pallone, delle responsabilità in attacco. E quindi onestamente è stata una partita un po' di casino in generale.
per cui dobbiamo essere bravi a voltare pagina. La cosa che io ovviamente ci penso sempre: perché siamo arrivati così? Come mai? Cosa potevamo fare bene? Perché non eravamo perfettamente pronti e preparati? Perché probabilmente non sono andato a toccare, non lo so, insomma, ognuno fa le sue analisi. La cosa che interessa ovviamente è che, visto che abbiamo vinto diverse partite consecutive e siamo andati piano piano in confidenza, o siamo cresciuti, ora dobbiamo essere bravi sul terreno della sconfitta a reagire, non tanto vittoria, scusate, a reagire proprio sul piano della personalità, del gioco, come questa squadra ha sempre fatto, anche nei 40 minuti di una partita. Oggi ci è meno riuscito. Enrico Pasquini, coach, iniziamo dal tuo commento sulla gara. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo fatto una partita con tantissima qualità a livello difensivo, che è la cosa che mi interessava, perché secondo me parte tutto dalla difesa, e abbiamo difeso di energia come possiamo e dobbiamo fare quando giochiamo in casa. Abbiamo avuto grande intelligenza a livello offensivo, attaccare i cambi di Trento, siamo stati molto brevi, molto bravi e svegli, andare a cercare il lungo dentro l'area, che era poi la chiave per poter far saltare per aria i loro cambi. Per il resto sapevamo che era una partita estremamente dura contro una squadra che ha dimostrato che sta essendo valore, però soprattutto perché i ragazzi, dopo due partite perse al supplementare, hanno fatto un gran lavoro a livello di preparazione alla partita, si sono allenati molto bene e siamo arrivati oggi pronti, vogliosi di far bene, per cui sono estremamente soddisfatto. La gara dal capitano della Dinamo Banco di Sardegna, Jack De Vecchi. Jack, iniziamo dal tuo commento sulla gara. Ma insomma, è una vittoria bella, importante, di carattere, secondo me. Siamo contenti perché abbiamo fatto nel giorno precedente anche dei buoni allenamenti intensi, c'era un po' di, come dire, un po' di ansia da partita, perché comunque sapevamo che era fondamentale per la nostra classifica in previsione della Coppa Italia, e quindi c'era un po' di nervosismo anche i giorni scorsi, però siamo stati bravi a trasformarlo in energia positiva e siamo stati bravi a non cadere, insomma, alle tentazioni di Trento, che ha messo un po' le mani addosso, e noi siamo stati bravi a tratti, non sempre, a gestirla e insomma a avere un po' la partita sempre sotto controllo. Questa è la cosa importante, è una vittoria di squadra dove, ripeto, tutti quanti hanno dato il loro contributo, quindi questa è la cosa fondamentale. Siamo tutti contenti, la cosa bella è quando si vince tutti dal primo all'ultimo, da chi gioca 35-40 minuti a chi non gioca si è contenti, e adesso i giocatori erano tutti col sorriso sulle labbra, quindi questa è la cosa fondamentale per me. Dopo niente, insomma, Trento credo che arrivasse da una striscia importante, positiva, e non è mai facile, perché comunque sì, bisogna sempre tenere l'intensità alta, e loro oggi magari non sono riusciti a partire con l'intensità giusta, non si sono stati bravi subito a approfittarne sia all'inizio della partita che all'inizio del terzo quarto, che erano i minuti critici, insomma, più delicati della partita. E siamo contenti, ripeto, adesso pensiamo a Pesaro per finire bene il girone di andata.